Ma bambine mie, ma che brave! State facendo i compiti? Sì. Bravissime, veramente brave. Solo che c'è un piccolissimo problema. Cosa? Che dobbiamo andare a fare che cosa? Le valigie! Le valigie! Le valigie! Esatto, Vane, dove andiamo domani? In montagna! Perché non sei a scuola che alzi la mano, eh? Dai, bimbe, dobbiamo andare a fare le valigie per partire! Manca pochissimo, finalmente, e si va in montagna! Ma poi si va a dormire, allora? E domani mattina ci si sveglia presto. Facciamo colazione, ci vestiamo e andiamo. Guarda, guarda, io non te la farei neanche fare la colazione. Tu ti alzi, ti infili in macchina. No, praticamente così. Ti svegli, ti apri la faccia, ti vesti e vai in macchina. Perché la colazione? Non ve l'abbiamo ancora detto, ma ve lo diciamo oggi, mica lo diciamo, ve l'abbiamo detto dopo domani quando ancora non si partiva. Domani non è che ci svegliamo come tutte le mattine quando andiamo a scuola, quando non si va a scuola. Domani ci svegliamo, ci lavoriamo la faccia, ma non facciamo colazione, perché la colazione la facciamo in montagna. Esatto, amore, perché ci partiamo presto, arriviamo presto in montagna e facciamo un'ottima colazione. E facciamo anche video con le nostre anche amiche. E anche magari se c'è una bicioccio con la crema, con la Nutella, il cioccolato, la crepe. Ah, in montagna le crepe secondo me ci sono, ma non saranno buone come le mie. No, sono buone. Vedremo se ci saranno. Allora, vado a finire di fare una cosa nella vostra camera e vi chiamo per le valigie, d'accordo? Sì, sì. A me mi sta. Ragazzi, mi mancano solamente tre schede e poi i quaderni. E poi i quaderni. Tu solo inglese per lunedì e poi teniamo da studiare per quando torniamo, ok? Quattro schede qua. Quattro schede. Va bene, ci vediamo tra pochi secondi. Però quando vi chiamo venite, ok? Allora, bimbe, avete finito di fare i compiti e mi avete raggiunta. Vi siete anche cambiate, bravissime, perché eravate ancora in pigiama. Ragazzi, oggi non mettiamo in pigiama, ma dobbiamo con questi, così non mi sono già vestiti. Magari non con questi, ma con quello che ti vorrei mettere domani. Allora, dai, iniziamo a decidere cosa mettere in valigia. Quindi dobbiamo stare. Vieni via, dici via. Senza fare troppo casino, eh? Sì. Allora, tre pantaloni belli pesanti, i collant, i tuoi di Vanessa li ho io, adesso li vado a prendere. E la maglietta anche quella lì. Un tuo collant è lì, Anastasia, perché l'ho ritirato, che l'avevo lavato, e gli altri sono dentro l'armadio. Pronti? Partenza? Sì. Via! Troppo morirmi! Ma i vestiti? Ah, i vestiti prima! Mamma mia, non l'ha capito. Ah, i vestiti! Dopo le cose del bagno, prima i vestiti! Vai, Vane, prendi i vestiti. Allora... Quindi tre magliette. Decidi intanto come partire domani mattina. Io partirei già bella pesantuccia, eh? Ma no, così sei leggerissima. Sei matta? Cosa stai dicendo? Tesoro, andiamo a meno tre. Ma non devo. E mia questa? Sì, amore, quella è tua. Queste sono di Vanessa. Vanessa, ce l'hai sotto una canottiera, tanto per iniziare. E le mie quali sono? Ok. Anastasia. A few moments later. Allora, ragazze, vi ho dato una mano a tirar fuori i vestiti perché se aspettavo voi si faceva capodanno. Anastasia, non voglio che metti le cose però così, perché sono stropicciate. Io te l'avevo piegata bene. Dunque, questa è la magliettina che metterai con l'abitino nero per il giorno di capodanno. Io invece metto questi due domani. Va bene, domani parti così, mettili da parte. Ma non devi usarli come stracci, sono abiti. Mettili là sopra. Adesso rilancia. Perfetto, proprio quello che ti ho appena spiegato. Perfetto. Allora, facciamo così, Anastasia. Inizia a mettere prima tu le tue cosine. Ok. Ma le devi piegare. Allora, piego prima questa. Brava, piega bene. Allora, io ve lo dico, se mi fate impazzire, così? Io scappo di casa, eh. Me ne vado così? E vado a vivere da nonna Elisa. Vengo così. No, tu sei qua. Così. Così. Brava. Così. Sì, così, così va bene, piano piano, un fagottino, il primo fagottino è pronto di Anastasia. Vabbè, ma se le trovi già piegate, non devi necessariamente disfarli e ripiegarli gli abiti, eh? Mi faccio vedere come piego io. Ok. Anastasia, devi prendere i calzini, quelli corti, ok? Non devi lanciarli, Anastasia. Anastasia. Fatto. No, ma cioè. Guarda come le mettiamo le cazze. Lì dentro, in quell'altro.
C'è una cerniera, Ani. Ah, I am cinese, quindi io piego come mi pare. Quindi i cinesi piegano così. Vabbè, io concludo questo video. E poi ci vediamo domani mattina. Adesso francese. I francesi piegano così. Dai, Vanessa. Vanessa. Mettete le cose, anche i trucchi. Vedi, fatto. Allora, potresti andare a ascoltami, non correre. La sai quella pochette blu nuova che ti hanno regalato a Natale? È sotto il mobiletto in bagno. Prendi quella e dentro ci metti le tue cosine. Guardate, ho piegato bene. Brava, dai, vai a prendere le tue cosine, tranne quello con cui devi partire domani. Niente, già piegate, visto? Sono oh, finalmente. Via. A posto, ci siamo? No. Dai, ci sei. Ah, l'abito, Vane, per Capodanno! Dentro. E le calzine nuove. Hai detto dentro. Dai, amore, ti prego, almeno tu. Confido in te io. Mamma. Sì, allora. Fammi vedere. Ho preso questi trucchi. Quali? Allora, questo. Non... Mi faccio vedere, è un profumo. Sì, è vero, noi pensavamo fosse un rossetto. Ma io pensavo che erano delle labbra finte qua. Sì, da mettere su quelle vere. È un profumo. Questo è un profumo buonissimo, adesso non spruzziamolo perché tanto ci dobbiamo fare la doccia, così. Lavare i capelli. È la terra? Ma dai, ma cosa ti la serve? La cipria? Vabbè, li userò io. E no. Sì. Io la per io. Sì. Anche noi. No, solo io. Sì, io uso sempre. Te non hai bisogno di mettere quelle cose adesso, questo. Perché poi sennò da grande avrai tutta la pelle brutta. Ani, ascoltami. Ani, prendi quelle mutandine e quelle calze e mettile qua. Che sono tue. Anche le altre? Dove hai messo adesso le calze? Brava. Allora, credo che abbiamo terminato di fare la valigia che non si chiude. Ok, soluzione trovata. Abbiamo diviso un po' di abiti da questa parte. Abbiamo lasciato solo il tuo maglioncino che verrà chiuso come una sottiletta tra le due parti della valigia. Ma chi se ne importa? Adesso tocca a me. Io ho già fatto la mia valigia. Controllo che mi manchi. Che non mi manchi allora, qualcosa. Noi non dormiamo in questa cameretta perché già c'è tanto un passeggio. Non avevamo di tirare. Ma dormiamo quello di nostro fratello. Dormiamo. Tanto, sì. Oggi non c'è. Esatto. Dormiamo in camera di Daniel. E così non ci svegliamo. Non c'è tanto casino. Esatto. No, così non dobbiamo più riaprire il letto. No, ma non dormire, non dormire. Se vuoi stare sveglia, stai sveglia. Ma certo, fai quello che vuoi della tua vita. Io faccio quello che voglio, io dormo. Se potessi andare a dormire adesso andrei subito. Allora, vado a vedere ciò che manca a me. E ci vediamo dopo, perché dobbiamo uscire un attimo e cominciamo a caricare le valigie, ok? Ah sì, a me non dobbiamo caricare dopo, esatto, esattamente. Andiamo fuori a cena e quando torniamo ci dobbiamo ancora lavare. Quindi mi sembra di aver capito, Anastasia, che tu e tua sorella volete stare sveglie tutta la notte, giusto? Va bene. Qua sul divano, quindi vediamo chi resisterà. Chi non resiste domani non parte, ok? Andiamo a mangiare? Allora, credi che ce la farai a sopravvivere questa notte? Sì, sì. Sei proprio convinta? Guarda che ormai avete fatto una sfida, eh? E dovete resistere. E io vi controllerò. Sono l'unica che può permettersi di pisolare ogni tanto, di fare un pisolino. Ok? Sì. Andiamo a mangiare, che ho fame, che poi ci dobbiamo ancora lavare, è tardissimo. Vane, non mi hai detto cosa vuoi mangiare? Tu sì, ma tu no. Aiuto, ho paura. Io. Il risotto? Paura. Vuoi risotto anche te? Riso giallo? Ok, con l'estate? Coca? Qualcosa no, che ti... L'estate? Ok. Tu vuoi l'estate? Vuoi l'estate? Guardate, vuoi l'estate, Anastasia? Sì. Tutto bene? È buono? Finalmente il risottino giallo, quello di oggi non era così buono, vero il mio? E questo è buonissimo, meno male. Ah, ma mangiamo anche il dolcino? La crepa alla Nutella, ma anche qua. Ma vivete di crepa alla Nutella? Adesso... domani. A domani in montagna vediamo se c'è. Non, so, no, non sono sicura che ci sia. Le brioche. Le brioche sicuramente. A few moments later. Allora, Vane, siamo tornati a casa. È tardissimo e dobbiamo andare a farci subito la doccia. Dai, muoviamoci perché io devo ancora lavarmi anch'io. E fra qualche ora sì, ci dobbiamo alzare, sempre se tu andrai a dormire. Sì. No. Sì o no? No. Vedremo. È una sfida tra te e sua sorella, eh? Andiamo a dormire oppure volete fare una challenge e non addormentarvi? Ok. No, vabbè, amore, devi deciderlo tu, eh? No, ma sì.
bene, allora andiamo subito in bagno perché ci dobbiamo ancora lavare, va bene? Ragazzi, cosa abbiamo comprato? Veloce. Ani, è tardi. Guardate, qua dentro sì. C'erano tutte le munizioni. Ok, perfetto, fantastico. Andiamo a lavarci, Anastasia. 1 hour later. Allora, signorina, ci siamo lavate, siamo già pronte per domani. Andiamo con lui. Quindi tu non dormi? Hai deciso di non dormire, di restare sul divano? Adesso aspettiamo che arriva anche tua sorella, chiediamo conferma. Io mi devo ancora lavare e ragazzi sono le... No, sono le 11... Sono le 11:30 di sera, è tardissimo. Domani dobbiamo alzarci alle 6:30. Quindi adesso io mi vado a lavare. Quando scendo voglio proprio vedere se siete ancora svegli oppure no. E chi riuscirà ad essere sveglio il più possibile vincerà questa sfida. Ma io, cioè... Chi perderà resterà Novara. Tesorino. Adesso. Pensi che io gioco invece... Ti conviene, se no domani sei stanca tutto il giorno. Visto che il telefono è sotto carica, secondo te cosa fai? Ma vai a dormire. Vai a dormire, altrimenti domani in montagna. Ma che giochi e giochi, comunque giochi. Va bene. Con Anastasia Stumble Crest. Sì, certo. Sì. Sì. Aspettiamo che si carichi. Va bene, io vado a farmi la doccia. Anastasia si è persa nei meandri della casa, non so più che fine ha fatto. Anastasia! Arrivo. Allora Anastasia, la sfida inizia in questo momento. Io vado a lavarmi. Quando scendo, se vi trovo ancora sveglie bene. Se trovo sveglia solo te, avrai vinto te. Altrimenti avrà vinto Vanessa. In ogni caso vi consiglio di andare a dormire, perché domani sarà una giornata lunga. Iniziano le vacanze in montagna, ok? Ah ragazzi, non mi ho fatto ancora vedere l'orecchino a forma di pupazzo di neve in tema per la montagna. Non è che si è visto molto, comunque. Guardate. Sì. Aspetta, ecco. 12:00 midnight. Allora, io sto andando a dormire. Voi che cosa volete fare? Restiamo qua. Volete restare qua? Guardate che poi domani mattina non vi alzate. Perché non dormite, dovete dormire. Dormiamo in macchina. Dormite in macchina, va bene. Allora io vado a dormire e ci vediamo domani mattina e vediamo chi di voi è resistito. Sono sicura di trovarvi addormentate, ok? Buonanotte. Notte. The next day. Buongiorno ragazzi, mi sono svegliata e vediamo un po' chi c'è nel letto con me. Guardate, c'è Anastasia. Quindi Anastasia è venuta su come io immaginavo e si è addormentata insieme a me, ma non c'è Vanessa. Quindi andiamo a vedere giù Vanessa che cosa sta combinando. Allora ragazzi, vado giù a vedere se Vanessa è sveglia o anche lei si è addormentata. Vediamo un po'. Ma sei sveglia? Eh? Ma non hai dormito, Vane? Ma non ci credo. Ma veramente? E quindi adesso sarai stanchissima e oggi passerai una giornata? No? Promettimelo che non hai dormito. Non ho dormito. Quindi hai vinto tu questa sfida? Sì. Tutta la notte sveglia sei stata? Brava. E allora questo video lo terminiamo qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Sono i fantasmi.